Proseguiamo, andiamo in casa Gallico Catona, con noi c'è mister Marciano. Ciao mister! E allora mister, oggi tre punti, direi preziosissimi, tre punti che servono anche al morale perché arrivano contro l'ex capolista e comunque resta una delle squadre più quotate del girone. Ragazzi che hanno fatto una prova bella, anche se è stata una Sentiamo partita male, faticosa. mister, se c'è una posizione un po' più. Mister, Gente, adesso sì. ci devo fare complimenti ai miei ragazzi perché hanno davvero fatto una prova importante. E sapevamo che era una partita difficile perché il Capo Vaticano è una grande squadra, è venuta qui a giocarsi la partita a viso aperto, ma noi venivamo da due risultati negativi, e anche meritati secondo me, però siamo stati bravissimi a interpretare la partita, abbiamo rischiato pochi, siamo tornati ad essere la squadra solida che conoscevamo, siamo riusciti a sbloccarla e non più sofferto niente, abbiamo portato a casa questi 3 punti, come hai detto tu, preziosissimi. Diciamo che queste sono quelle vittorie che oltre a fare bene alla classifica, rimettono anche in sesto un po' alcune sfaccettature del morale. Ovviamente, in settimana ne abbiamo parlato tanto con i ragazzi, ci siamo stretti, sappiamo che la nostra forza è il gruppo, perché qui siamo una famiglia. Tanti ragazzi erano con me l'anno scorso a San Giorgio e tanti che ho ritrovato qui li conoscevo già, quindi siamo un gruppo unito, siamo un gruppo forte e dobbiamo ripartire da questo e da questa vittoria. Una vittoria che adesso vi proietta al turno infrasettimanale. Arriva il Bivongi Pazzano che oggi è caduto a Caraffa, avversario che arriva anche con l'acqua alla gola e quindi ha necessità di fare punti. E in casa c'è anche, diciamo, la variante la variabile, non la variante, la variabile del terreno, no? Ovviamente, sappiamo già che giocare a Bivongi non è facile per nessuno e l'hanno dimostrato l'anno scorso perché hanno fatto delle partite la loro salvezza. Noi, come ti dico sempre, cercheremo di preparare il meglio possibile questa partita in questi 2 giorni che abbiamo, in questi 3 giorni, e andremo lì a giocarla tranquillamente per cercare di fare 3 punti e per cercare di mantenere sempre le posizioni da classifica. Bene, mister, grazie per essere stato con noi. Alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Ringraziamo mister Marcianò.